Scontro diretto quello tra Potenza e Gelbison in scena allo stadio Viviani per questa 22esima giornata del campionato di Serie C Girone C. Gara che parte subito su buon livelli con un Potenza messo in campo con un inedito 3-4-3. Al quarto d'ora cambia il risultato in favore dei padroni di casa e Capitan Caturano che dal limite sinistro dell'area di rigore trova un super gol inventando una traiettoria imparabile per Anatrella e siglando la sua nona rete stagionale. Al ventesimo ci riprova il numero 9 rosso blu avventandosi su un cross di Di Grazia, ma la palla non supera la linea della porta. Risponde la Gelbison due minuti dopo con Fornito che da calcio di punizione scheggia la traversa difesa da Gasparini, ma i padroni di casa alla mezz'ora raddoppiano con Girasole che raccoglie di testa in area piccola un morbido assist di Del Sole battendo l'estremo difensore Campano. Nell'ultimo minuto della prima frazione di gara il Potenza va vicinissimo al tris con una punizione di Di Grazia che colpisce il palo alla destra di Anatrella. Nella ripresa al 51esimo è Infantino a provarci dalla distanza con un destro di poco alto sulla traversa. Gli ospiti accorciano le distanze al 56esimo con De Sena che conclude di testa alle spalle di Gasparini approfittando di una distrazione difensiva dei padroni di casa. Al 60esimo Raffaele cambia modulo e passa al 3-5-2 facendo entrare Talia al posto di Del Sole. Al 72esimo la Gelbison va vicinissima alla rete del pareggio con Faella che per un soffio non ci arriva su un cross basso di Nunziante. Nonostante sia la Gelbison a fare il gioco è il Potenza a sfruttare al meglio un contropiede e a trovare la rete del 3-1 al 77esimo con un super Caturano che realizza una doppietta e va in doppia cifra nella statistica dei gol segnati. Il Potenza porta a casa una vittoria importante sofferta nel secondo tempo ma meritata per spirito, gioco e determinazione e raggiunge la zona playoff della classifica. La Gelbison conferma invece i suoi problemi in trasferta riscontrati da inizio campionato.